Ok, un saluto da Adamo Paranormal sul lago di Como, paesino di Don Maso. Oggi è una giornata veramente bella, ieri pioveva e se qualcuno potrà notare sopra in alto lì ha nevicato su queste montagne. Vediamo se riesce a riprendere. No, c'è un cappelletto fisso, vabbè. Anche sulle montagne di lì. Non vedo niente perché c'è il sole. Ha nevicato. Allora, sono proprio sulla riva del lago. Rifatemi di appoggiare il cavalletto. Qual era la posizione prima? Ok. Farò degli esperimenti, delle sessioni sia di EVP che sessione con il cubo rinnovato e quindi cubo Revolution con aggiunta di nuovi pedali, un nuovo riduttore di rumore e due software nuovi. Poi userò l'SB11. È arrivato prima di partire, preso in Inghilterra da un amico fortunatamente. Proveremo e vedremo il suo funzionamento, gestisce anche la temperatura e varie cose. Che dire, volevo dirvi tante cose sui miei esperimenti sulla metafonia, sulla metavisione, ma mi occorrono ancora altre prove molto più pesanti, molto più sostanziali, molto più redditizie. In una sessione chiamo il papà di un mio amico appena scomparso e mi dà alcune parole veramente importanti, esempio occhialini. Questa entità vede gli occhiali appoggiati su un mobile, per dirmi, o un mobile o un comodino, non so bene, però poi ho chiesto conferma al figlio e dice sì, ci siamo dimenticati di mettere gli occhiali quando è scomparso nella sua bara e sono appoggiati da qualche parte in casa. Conferma anche che suo papà mi dice che lui è ansioso, ho chiesto a lui e ho avuto una conferma che lui è ansioso, quindi io so benissimo che parlo con entità, non con chissà chi. Questo è molto importante, avere delle prove per capire, soprattutto per me, se non stiamo parlando a vanvera o stiamo parlando da soli o è una sorta di meccanismo strano del nostro cervello che ci induce a sentire suoni che non ci sono. Comunque oggi è domenica 3 settembre, sono le 9:27 del mattino, ora che caricherò il video sarò già a casa, dimenticata questa settimana di ferie. Spero di andare nel posto dove sono andato l'anno scorso, le cascate di Acqua Fragia, perché ho fatto una sessione molto interessante lì, perché circa 400 anni fa è venuta giù un pezzo di collina, ha portato via quasi 1000 persone. Lì ho ricevuto un sacco di risposte. Un'entità in particolare che disse che io non sapevo di questa montagna che era venuta giù. L'ho saputo dopo, parlando con la gente del posto lì vicino alle cascate, che lì non distante c'era questa collina che è venuta giù. E durante la sessione io avevo capito che qualcuno era rimasto schiacciato da qualcosa, ma non avevo capito che cosa. E poi tutto
è venuto a galla, nel senso che sono andato a vedere quei posti che sono le rovine, che sono gli scavi, stanno ancora scavando grazie alla Svizzera e l'Italia per i contributi finanziari, perché mancano sempre i soldi. E ho saputo che era venuta giù questa collina dove sono morte molte persone. E questa per me è stata una delle prime conferme, ero quasi agli inizi dei miei esperimenti sul paranormale. Non ci credevo alle voci che uscivano da queste radio, oppure da queste app, perché adesso vanno molto di moda queste app, che comunque hanno sempre la stessa funzione, usano i piradio che vengono scansionate a alcune velocità in mille secondi, da 50, 150, 300, 350, chi mette anche dei banchi audio per chi non ha una connessione. Esempio, io questa settimana la scelta è di non usare internet, staccarmi dal mondo virtuale, avere anche una sorta di tranquillità fisica, mentale, non so, e riposarmi ovviamente. Vedremo che cosa uscirà fuori dai miei prossimi esperimenti. Oggi è una bella giornata, però c'è un sacco di vento. Vedremo prossimamente, se il tempo me lo permette, di fare esperimenti su questo campo. Il padrone di casa, dove sto alloggiando in questi giorni, un anno e mezzo fa gli è scomparsa la madre. Ieri per caso stavamo parlando, perché ha visto tutta la mia attrezzatura e mi sono portato anche il cubo Revolution, e mi ha chiesto cos'è tutta questa roba. E allora io glielo ho detto che faccio esperimenti sul paranormale, riesco a contattare le persone che non ci sono più. E allora, quale meglio esperimento da fare con lui, anche se ho già fatto anche registrazioni private a alcune persone e ci sono stati i contatti, alcune persone no. E questo è tutto da valutare, perché in alcune persone si possono avere dei contatti e dei messaggi dai propri cari e alcuni no. Io ho una mia teoria, ovviamente essendo una teoria non posso esporla. Perché? Perché le teorie vanno validate da prove. Ora, essendo che sono registrazioni private, non posso metterle online e dirvi, oh, non conoscendo la persona, non sapendo niente della persona, escono fuori delle parole che fanno capire poi al ricevente del messaggio che è così. Volevo fare anche questa prova con il proprietario di casa, cercare di contattare suo padre o sua mamma, che sono scomparsi tutti e due. Non mi piace la parola morti, non mi è mai piaciuta. Io preferisco scomparsi, ho andati oltre, ho passati oltre. E volevo dire riguardo alcune cose sulle... chi li chiama energie, chi li chiama entità, chi li chiama fantasmi, chi li chiama spettri, chi li chiama spiriti. Non è tutto il mondo di là rose e fiori, siamo intesi, almeno dal mio punto di vista. Poi un medium o chissà chi mi può dire quello che vuole, che non esistono larve, che non esistono spiriti cattivi o entità cattive o chissà cosa. Io ho le prove che vicino a casa mia c'è un'entità larva attaccata a una persona. Chi mi segue avrà notato che in più strumenti, e non solo in uno strumento solo, queste risposte sono arrivate. Sono loro che mi hanno detto la parola larva.
mi è stato anche detto ancora prima che iniziavo a fare questi esperimenti una persona, una mia amica di Roma, che lei non si reputa né sensitiva né medianica, né lei mi dice io vedo le immagini, io sento delle cose, ma non ho mai voluto approfondire, io sono molto cristiana e sono legata alla parte molto religiosa, ecco, la parte molto religiosa. Io ho iniziato questi test con scetticismo a riguardo all'esistenza di esseri superiori nel senso di entità, di persone che sono scomparse e sono andate dall'altra parte, nell'altra dimensione. Quindi le entità negative esistono, spostamento di oggetti, accensioni di luci, passi, colpi, sono tutte provocate da entità che hanno appena superato la soglia, oppure appena morti, anche se la parola morto non mi piace, per farvi capire bene. Le entità che oltrepassano non possono assolutamente, secondo il mio punto di vista, fare questo tipo di fenomeni, perché questi fenomeni sono attaccati molto ancora alla nostra materia, quindi vuol dire che sono ancora in una bolla, no? Io posso chiamarla così, una bolla tra la nostra dimensione e la loro dimensione, perché questa bolla può, cioè questa, con questa bolla loro possono ancora interagire con la nostra parte di mondo. Ci sono molte entità che non vogliono oltrepassare perché sono legati molto al denaro, cose materiali insomma, al denaro, alla droga, all'alcol, a molte cose, molti fattori, o anche molto legati molto ai propri cari, magari a una figlia, a un figlio, a molte cose, oppure non vogliono oltrepassare perché non credono in niente. Chi non crede in niente oggi in questa vita cosa troverà di là? Non troverà niente, troverà il buio. E in una sessione che sentiremo più avanti troveremo un'entità che mi descrive l'aldilà, il suo aldilà. Che cosa vede? Mi dice la parola orribile, mi dice la parola buio, mi dice la parola lampi. Questo mi fa dedurre che, pensate, no? Il nostro mondo è colorato da svariati colori, il sole, la luce, le nuvole, il cielo, il lago, il mare. Non pensate, come quando voi state per addormentarvi di notte al buio più totale, chi tira giù bene le tapparelle, c'è gente che adora veramente il buio, a me non piace il buio. Non vedi niente, no? Vedi il buio assoluto e senti freddo. Questa è una condizione di un piano astrale dove questa entità mi descrive questa cosa. Voi pensate a una cosa così, cioè buio più totale, avere anche una sorta di diciamo paura, no? Di rifiuto di questo buio. Quando ho iniziato questi test, io da piccolo sono preso la comunione, la cresima, ho fatto anche la professione di fede, ero credente, cioè sono sempre stato un credente in qualche maniera. Poi mi sono perso durante la mia vita, perché uno dice cosa ci vado a messa a fare, cosa prego a fare, esiste veramente un Dio, tante domande e poche risposte. Oggi ho meno domande
e più risposte. Un Dio esiste, che sia Buddha, che sia chissà quale Dio voi crediate, dipende dalla vostra religione. Il Dio è uno solo, che è il creatore di tutto. E poi chi mi segue avrà notato che si sono presentati alcune entità elevate, dicendo io sono San Domenico. Prossimamente sentirete la parola Erasmo, e questo è San Erasmo. Poco dopo, infatti, San Erasmo mi vieta di fare metafonia per me stesso, ma già mi è stato detto, ma io ho la testa dura purtroppo di aiutare il prossimo. Io allora voglio coniugare la cosa metafonia sperimentale e metafonia per aiutare il prossimo, per portare un po' di serenità alle persone e dire che il proprio caro magari stia bene, che è lì a fianco a lui, che lo vede, che lo sente, ma è così, cioè. Però preferisco portare prove, non mi piace parlare a vanvera. Già io sono una persona che non parla molto, chi mi conosce, le poche persone che mi conoscono lo sanno, io sono una persona molto tranquilla, parlo quasi mai, e quando parlo ho qualcosa da dire, che sia giusto o sbagliato, questo non sta a me a decidere, non sta neanche voi a decidere. Comunque, ritornando al discorso, ci sono varie entità, ci sono entità belle che ti mandano messaggi d'amore, pieni di amore, entità non belle dove possono dire parolacce, perché quella è la condizione loro, non vogliono crescere spiritualmente e non vogliono neanche crescere per andare in una sorta di, diciamo, come sappiamo tutti, livelli astrali differenti. Posso dirvi solo, forse un giorno vi metterò alcune delle registrazioni fatte con mio papi, che mio papi mi dice che è quasi vicino a Gesù, gli manca poco, scomparso ormai a 23 anni. Io quando ho iniziato i miei esperimenti di metafonia non ho assolutamente pensato di cercare mio padre. Alcune persone iniziano a fare metafonia per cercare di trovare il proprio caro. Io sinceramente non ho mai pensato di trovare il mio papi in metafonia o fare metafonia per trovare il mio papi. E poi vedevo che a molte persone appena aprivano un'applicazione tipo Ecovox trovavano proprio caro, era lì a fianco. Io il mio proprio caro non l'ho trovato mai. Allora mi sono chiesto come mai alcune persone riuscivano subito, fin da subito, a contattare il proprio figlio, il proprio papà, la propria mamma. Chi cercavano, lo trovavano. Allora io ho pensato, se non riesco a contattarlo un motivo ci sarà, allora scomodiamo queste entità che sono in alto, queste entità superiori. Mi sono rivolto a San Pietro, sì, a San Pietro. E guarda caso, dopo che mi sono rivolto a San Pietro, non vi dico come ho fatto, forse un giorno ve lo dirò, è arrivato il mio papi, è arrivato prima San Michele Arcangelo, c'era un vespone, un'ape, prima è arrivato San Michele Arcangelo che mi dice, forse quella registrazione la metterò, che mi dice che ho la testa dura come mio papà. È stato bellissimo. Sì, io rido, però effettivamente ho la testa dura come mio papà. E poi subito dopo arriva il mio papi con un messaggio che mi dice: non ti preoccupare, io sono qui,
sono qui con te ora. Poi nel corso degli esperimenti ho trovato anche mio nonno Adamo. Difatti sentivo, no, nei messaggi che mi dicevano, di qua c'è la tua copia, qua ci sei tu, no? E lì per lì dicevo, va, mi prendono in giro, no? Perché comunque in alcune registrazioni di persone ho notato che ci sono persone che credono di parlare col proprio caro, ma non so, ma non è il proprio caro che sta parlando, perché loro ci leggono la mente, loro non li vediamo, sono a fianco a noi. Ci sono persone che comunque si portano dietro una, due, tre, quattro entità che comunque stanno legate a noi, alla nostra aura energetica, per sopravvivere. Perché? Perché non hanno oltrepassato. E quindi qua l'energia viene, come dire, risucchiata da loro per continuare, tra virgolette, non dico a vivere, ma a esistere. Perché? Perché durante gli arco dei nostri anni, loro di là non c'è tempo e non c'è niente, loro perderanno l'essenza se non vogliono andare oltre e passare, cioè, e cercare di avere una sorta di alzamento spirituale e accettare quello che è. Ad esempio Novemio, 10 anni che è morto, in una sessione sentirete che mi dice impertinente, è molto arrabbiato perché è morto in una condizione un po' particolare. E gli ho chiesto anche se voleva mandare i messaggi a sua moglie, a suo figlio, e lui mi dice ci penserò, cioè una sorta di vediamo, se ciò voglio lo faccio, se non ciò voglio non lo faccio. E Novemio si trova in questa condizione, cercando di aiutarlo, ma come si fa? Ci sono entità che come me hanno la testa dura, non puoi aiutarle e non si faranno mai aiutare, da quello che ho capito io in questo mio anno e mezzo di esperimenti. Ah sì, sicuramente poco, un anno e mezzo di esperimenti, c'è gente che fa metafonie, esperimenti di questo tipo da 5, 10, 20 anni. Ad esempio, guardate Off Paranormal, no? Ultimamente sta avendo problemi inerenti a energie o entità, che dire, non positive, no? Non voglio parlare la parola diavolo, diavolo. Diavolo potrebbe essere anche una parola così, non è che ti viene il diavolo, assolutamente no. Diavolo vuol dire cosa brutta, no? Perché magari non riescono a dire una parola piuttosto di un'altra, allora una parola più semplice è diavolo, no? Per definire una sorta di cose cattive, brutte, oppure come Novemio, arrabbiate, e che non accettano la loro condizione. Niente, boh, forse mi sono anche già dilungato abbastanza delle cose che volevo dire, però non so, volevo dire un sacco di cose, c'ho il cervello intruppato da tante cose che vorrei dirvi, ma non posso dirvele, tante cose che vorrei, ma non po', cioè non voglio e non posso. Perché? Perché prima di dire una cosa va sperimentata a lungo, no? Va capita a lungo, no? Bisogna essere la certezza matematica, e non solo la certezza matematica, come molta gente. Io li vedo dei commenti un po' strani, no? Ah, no, se uno fa una sessione con la Spirit Box, tu fai la domanda, c'è una risposta, e dici ma no, è stato un caso. Ecco, queste persone qua che dicono è stato un caso, siamo sicuri che è un caso? Avete provato prima di parlare che è un caso? Io non ho mai detto alle persone no, non è vero, è un caso, è il tuo cervello,
eccetera, eccetera, eccetera. Ho detto, faccio un po' come San Tommaso, no? Bisogna ficcare il naso nelle cose, prima di parlare, prima di dire qualcosa di veramente. Esempio, noi adesso vediamo un lago, no? Vediamo tant'acqua, uno dice, ah no, non ti tuffare perché l'acqua è fredda. Ma tu che ne sai che è veramente fredda? Magari se io vado là con la mano, sento, e magari non è fredda, magari è tiepida, dipende dalle correnti, dipende da tante cose. Prima di dire che è fredda, metti la mano nell'acqua e dimmi poi se è freddo o meno. È questa che bisogna fare, no? Bisogna capire se effettivamente l'acqua è fredda, o è calda, o è tiepida. Non cerco follower, non cerco persone che mi seguono, assolutamente no, perché non vado in giro a dire, ah guarda, seguimi di qui, iscriviti di qua, chi vuole fare lo fa, chi non lo vuole fare non lo fa, non ci sono problemi di nessun sorta da parte mia, io metto solo i video faccio i video per metterle in rete, ma anche già solo una persona che dice, caspita Adamo, stai facendo qualcosa di strano, no? Stai facendo qualcosa, mi stai facendo vedere qualcosa che non era impensabile, no? Per me fino a ieri. Non era pensabile che esiste un qualcosa dopo la morte. Ma neanch'io ero così, che non pensavo che fosse, che ci fosse un qualcosa, no? Infatti anch'io qualche anno fa pensavo, no? Finisci, muori, buio assoluto, come quando siamo nati, no? Non ci ricordiamo cosa eravamo prima, cosa abbiamo fatto prima. Magari sono alcune persone di noi sono state reincarnate, altre no, o siamo ritornati in questa vita perché abbiamo canato nella vita precedente, o non abbiamo svolto il nostro percorso nella nostra vita precedente. Sta arrivando il battello, si vede? Boh, non lo so, c'è il sole che mi arriva in faccia. Della vita precedente ci sono magari anche entità che non si rincarnano, seguono, e questo bisogna vedere, bisogna capire perché, che non si rincarnano e incominciano a fare il loro percorso spirituale per andare alla luce. La luce, che cos'è questa luce? Luce è amore, no? La luce è come il sole, ti riscalda. Ovviamente se è estate ti scotta. La luce per me, adesso come adesso, che cos'è? È il paradiso, dove c'è Gesù, dove ci sono i santi, dove c'è la Madonna. Per me è questo, oggi come oggi, è la luce. Prima dicevo sì, la luce, che è sta luce? Molti dicono no, non esiste Dio religioso, ma è un Dio universale, un Dio, non si nomina Gesù, non è mai esistito Gesù. Magari sicuramente, non lo so, in una sessione a me un'entità mi dice non lo senti, c'è Gesù, e in un'altra sessione mi dicono Gesù ti vuole. Chi è Gesù? Chi è stato veramente Gesù? Oggi come oggi. Gesù è figlio di Dio, come siamo tutti noi, e ci ha insegnato una cosa veramente incredibile. È amare. È amare prima di tutto se stesso, e una volta amato se stesso puoi iniziare a amare gli altri. Il 90% delle persone in questo mondo
per me non ama se stesso, anch'io non amavo me stesso e ancora non mi amo al 100%, ho ancora una sorta di percorso da fare, da eseguire per amare me stesso e cerco di amare il prossimo. Lui ha insegnato qualcosa di bello, che forse molti non hanno ancora capito, magari non capiranno mai, il parlare male delle persone, il parlare contro le persone, essere cattivi. Tutto questo non è bello, esempio. Ci sono tante persone che non hanno neanche la possibilità mentale di capire che se fai del male alla fine poi non riceverai niente di buono, no? Come ho trattato ultimamente un caso, sto trattando un caso di una persona che sta avendo parecchie difficoltà, ormai è due anni e mezzo che è depresso, non ha voglia di lavorare, aveva parecchi soldi, insomma non sapevo niente di questa famiglia, allora ho fatto la registrazione chiamando il papà di questo ragazzo qui, che sua mamma mi ha chiesto aiuto. Io non sapevo niente di loro, ho fatto la registrazione, c'è il battello che parte, ora lo vedremo passare, non sapevo niente di loro, faccio la registrazione e questa entità di nome Paolo arriva e mi spiega alcune cose e quando ho parlato con la mamma, prima gli faccio: non mi dica niente della sua vita, non mi dica niente di suo figlio, non mi dica niente di suo marito, perché io cerco anche un riscontro, no, quando faccio la registrazione, per mio personale, no, per capire se ho capito bene, ho sentito bene, perché si può anche sentire male, no, alcune parole non sono diverse da orecchio a orecchio. Perché non tutti siamo uguali, no? Ognuno ha il suo carattere, come il nostro, le nostre orecchie, il nostro padiglione auricolare. Alcune persone sentono delle frequenze, altre persone non sentono delle frequenze. Alcune persone, ad esempio, sentono dei campanelli di una certa portata, una certa frequenza, altre persone no. E qui vengono gli EVP sono molto soggettivi, che si sente una parola per una persona, una parola di un'altra persona, sono molto diversi. Ritornando al discorso del ragazzo, parlo con la mamma e scopro che questo ragazzo ha un'entità in casa veramente cattiva. Parlo di entità, ma non voglio dire in teoria. Parlo di entità, ma non voglio dire un'entità, è qualcosa di più. Non voglio dire il nome perché molta gente non crede, no? Ci sono dei metaforisti che fanno, oppure dei medium che dicono no, non esistono queste cose. E tu come fai a dire che non esiste? Perché tu vedi sempre la stessa cosa, no? Se io punto la telecamera sempre da questa parte vedrò sempre lo stesso panorama, no? Ma se io prendo, giro la telecamera, no? Vedremo un altro panorama, giusto? Poi questa, vabbè, sì, ripeto, sono teorie, ma alcune teorie ultimamente sono suffragate da prove, non ci sta più come era prima. Dai, lo tengo così.
e scopro che a questo ragazzo qui gli è stata fatta una fattura. La moglie è brasiliana. La madre tira fuori il telefonino e mi fa vedere una foto veramente inquietante. La foto, cosa c'è? C'è un tappeto, c'è del riso, ci sono varie cose, c'è un gallo sgozzato col sangue, e lei stessa gli dice alla mamma di questo ragazzo: una persona italiana ha fatto un rito di magia nera, che poi lei è brasiliana. Chi fa i riti di magia nera? Non dico altro. È stata la mamma stessa di questa ragazza brasiliana a fare la macumba. E esiste anche la macumba, esiste la magia nera, esiste la magia bianca, esistono tante cose. E anche su queste cose io vorrei dirvi: non praticate cartomanzia. Non praticate, so che adesso potrei sollevare un polverone, yoga, tecniche di concentrazione mentale, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché non avete uno spirito guida. Esempio, nella metafonia, che è un dono dell'Altissimo, vi viene accostato uno spirito guida, e lo spirito guida ci guida, è uno spirito guida, ci guida in una dimensione, nell'aldilà, nelle energie particolari, positive, negative, come volete voi, o come volete pensare voi, in qualsiasi caso. Ritornando al discorso del ragazzo, allora il ragazzo lo mando a Milano insieme alla mamma da un esorcista. L'esorcista ovviamente lavora in questa maniera, deve capire anche lui se il ragazzo è un problema psicologico, mentale o chissà cosa. All'inizio io l'avevo detto, gliel'avevo anticipato alla mamma, che l'esorcista non gli avrebbe creduto. Gli dice: è succube di questa donna. Questa donna l'ha intrappolato in una rete particolare, strana. La seconda volta è andato su, ha parlato anche col ragazzo. E allora gli ha detto: ah, adesso inizia la messa, vi potete fermare un attimo a messa. Allora il signore, il ragazzo, si ferma la messa, inizia la messa, il ragazzo cosa fa? Inizia a bestemmiare Dio, inizia a bestemmiare, la mamma gli tira un ceffone in faccia e lui neanche se ne accorge che ha bestemmiato, la mamma stessa me l'ha detto, e gli fa: mamma, perché mi hai colpito? E la mamma gli ha risposto: stavi bestemmiando Dio, non te ne sei accorto? Lui fa: no, assolutamente. Però purtroppo questo ragazzo è stato preso in ritardo, ormai già nelle registrazioni a me suo padre me lo dice: lei è arrivato al suo compito, vuol dire che lei ha ottenuto quello che voleva, ha ottenuto la cittadinanza italiana, ha avuto due figli, gli ha mangiato tutti i soldi, si è rifatta il seno, si è rifatta varie cose, e poi adesso gli ha detto che lo vuole vedere morto. È brutto quando una persona che è a fianco a te, che è tua moglie, che è tua compagna, che hai avuto dei figli con lei, ti viene a dire: ti voglio vedere morto. E allora qui vuol dire che la macumba c'è stata. E purtroppo questo ragazzo ultimamente non sta passando
un buon periodo. Ormai sono anni che non passa un buon periodo, ma ultimamente le cose sono peggiorate. Purtroppo mi dispiace molto, ma molto, ma molto per la mamma, che la mamma sta soffrendo, sta pagando per errori che lei non ha commesso. È una situazione molto, 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 molto brutta e molto, è molto particolare. Comunque, passando oltre a questa situazione, ma io sto cercando di portare prove sia a me stesso, magari, ma anche agli altri, no? Per far capire già solo a uno di voi che esiste qualcosa di al di fuori di questo mondo, diciamo, no? Magari ci sono, c'è una sorta di, com'era posizionata sta cacchio di telecamera? Vabbè, la tengo così. Una sorta di mondo alternativo parallelo, no? Magari non bisogna escludere anche questo, no? Sicuramente c'è, perché l'universo è enorme, no? Come il mio papi mi descrive alcuni mostri, no? Magari le registrazioni ve le metterò. Mostri chi sono? Mi è stato anche detto degli extraterrestri che rifiutano Dio, che non l'accettano come essere superiore supremo e lo combattono. E che cosa fanno? Ci sono e cercano di alterare la nostra vita con energie magari negative, no? Come molta gente io vedo che trovano dei cuori, no? Cuori di petoli di rosa, cuori versati con il vino, no? Cade il vino e si forma un cuore, dicono: ah, questo è il mio papà, è la mia mamma che mi lascia un segno, che mi vuole dare qualcosa, no? E invece assolutamente scordatevelo, non sono loro. Dio ha dato la possibilità dei messaggi metafonici, punto e stop. Tutto il resto non è opera di Dio, non è volere di Dio. Questi cuori, difatti a mia mamma è successo che sull'avambraccio, anche le foto, gli è uscito fuori un cuore. Io al mio spirito guida gli ho chiesto chi è stato a fare il cuore, l'entità che sono intorno a me, gli ho chiesto chi è stato a fare il cuore e mi hanno risposto non lo so. Allora, se è stato mio padre a fare il cuore su mia mamma, mi avrebbero risposto è stato il tuo papi, ma non è stato così, non è così, non sono loro che ci lasciano i cuori. State molto attenti, diffidate, come diffidate delle persone, diffidate anche di questi segni. Un conto è una nuvola a forma di cuore. Di sì, potrebbe essere un'entità perché è fatta di energia, le nuvole sono fatte, sono caricate da ioni positivi e negativi e lì possono modificare e alterare la nuvola. Come a me è uscita una nuvola che era somigliante alla Madonna, ora che ho preso la telecamera e l'ho presa, ho registrato, c'è il video. C'era una vaga somiglianza della Madonna in due giorni prima di questa uscita, di questa nuvola strana che assomigliava alla Madonna. Avevo fatto la sessione con Vortex, mi pare, mi ricordo, e c'era una parola che diceva Maria presto. E prima di questo messaggio di Maria presto c'era il mio spirito guida che buttava fuori l'entità.
Infatti io nel video dico, ma chi sta arrivando di così particolare che il mio spirito guida caccia tutti fuori? E alla fine del messaggio arriva questa cosa: Maria, presto. Io lì per lì ci ho fatto caso, nel senso, ci sono molti messaggi metafonici che uno non ci fa caso, no? Lì così subito. Ma poi, se andiamo a risentire, se andiamo a... ci accorgiamo che il messaggio ha un'importanza, no? Ha una rilevanza, anche molto, 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 molto pesante. Agli inizi delle mie sperimentazioni cercavo la lunghezza del messaggio, della parola, la mia medianità con loro, cercavo sempre di avere più parole più potenti, più forti, più intense, più lunghe, ma la verità è anche già solo una parola corta, come del tipo ti amo o ti voglio bene, è una parola molto ma molto importante. Come nel mondo nostro io vedo persone che ti dicono ti amo ma non sanno che cosa vuol dire amare, ti dicono ti voglio bene ma non sanno che cosa vuol dire ti voglio bene. Cioè, attenzione, diamo peso alle parole per quelle che sono già in questa vita, perché nell'altra parte, poi quando diremo le parole, avranno un peso specifico maggiore. Anche una parolaccia ha una sua specifica. Mi è capitato un paio di volte di sentire qualche parolaccia nelle mie registrazioni, ma questo non è dovuto da me, il mio collegamento con loro, no? Ho fatto anche le prove, un giorno vi metterò il video con Afterlife Box. In quel pomeriggio ero una persona odiosa, no? Veramente mi sentivo odioso. Appena mi allaccio, faccio andare Afterlife Box e loro stessi si accorgono che io sono odioso e parlano tra di loro e dicono oggi è odioso. E io ho fatto apposta quella sessione per capire se riuscivano a capire se ero veramente odioso. In altre registrazioni ero triste, no? E si sente la parola di alcune entità che mi dicono oggi è triste, no? Cioè, hai capito? Avete capito? Sanno il nostro umore, no? Riescono a percepirlo, no? Le nostre vibrazioni che vengono mandate, no? Un po' come prendiamo il lago, no? Passa il motoscafo, il lago è piatto, passa il motoscafo, altera le onde, no? Le onde che cosa fanno? L'acqua incomincia a muoversi e lì uno spostamento, no? Di energia, di onda. No, come adesso sta passando uno che fa lo sci d'acqua. Tutto questo è molto importante, nel senso che ci sono energie che girano intorno a noi, non li vediamo, no? Come ad esempio l'arcobaleno, quando piove e c'è il sole, vediamo l'arcobaleno c'è sempre, sono le luci, sono i colori che formano il mondo, ci sono energie che ci attraversano, che ci passano tra di noi, no? Che siano energie negative o positive, sono sempre energie, l'universo è fatto di energia, no? Anche noi siamo fatti, oltre di energia, oltre dalla materia, oltre da acqua, siamo fatti di atomi vuoti, no? Gli atomi vuoti cosa sono? È l'impronta, poi dopo, quando noi moriamo, l'impronta di luce.
noi siamo fatti di quello, siamo fatti di luce. È come nel, è come nella, diciamo nella religione, no? Dalla polvere alla polvere, no? Ritorneremo da dove siamo partiti, no? Io mi sento sempre, mi sono sempre sentito in questo mondo non al posto giusto, e non so perché ancora oggi non mi sento al posto giusto, non mi sento a casa, no? Questa sensazione di vuoto che ho dentro, non perché mi manca qualcosa, sì, nella vita mi sono mancate tante cose, ho avuto tanti problemi, non ho avuto una buona istruzione, sono andato a lavoro dopo la terza media perché avevamo problemi finanziari, non solo, anche con il mio papi, però ho cercato mai di non mollare, e mai mollare nella vita. Come molta gente non ce la fa e si suicida, ed è brutto. Dovete tenere duro, anche se siete in depressione, cercate aiuto da qualcuno, cioè cercare aiuto non è segno di debolezza, ma per me è segno di grandezza, grandezza di essere umano, grandezza di uomo. Chiedere aiuto non fa mai male a nessuno, se ci sarà sempre qualcuno che vi aiuterà, perché anche qua si dice gli amici ci sono nel momento del bisogno, è vero, se sono veramente amici ci sono e ci saranno nel momento del bisogno, se non ci sono non sono veri amici, ok? Vabbè, mi sa che oggi ho toccato troppi argomenti e forse tra un anno riparlerò, forse, non lo so, non mi piace parlare perché... Non mi piace fare il maestro, non mi reputo un metafonista, non mi reputo uno sperimentatore, non mi metto in nessuna categoria io facendo queste prove, questi test, a metafonia, a metavisione. Non so sinceramente dove collocarmi, no? E non mi voglio collocare da nessuna parte, perché non mi sento in grado di dire io sono un metafonista. Io non mi sento di dire sono un, sì, metto gli esperimenti, test, però non mi sento un vero e proprio sperimentatore, perché non ho una cultura adeguata, che altro una cultura, oltre a una cultura adeguata, una scienza, no? Bisogna essere, io secondo me bisogna essere portati nelle cose, no? Non mi sento uno sperimentatore, non mi sento metafonista, non mi sento niente. Sono una persona che ha iniziato a fare dei test in base a quello che vedeva, che sentiva, che percepiva, e ha voluto vederci chiaro. Come in tutte le cose, no? Prima di parlare la gente dovrebbe vederci chiaro. Troppe persone che sono maestrini, troppe persone che dicono è così, punto e stop, allargate la mente, perché questa è la vera chiave, no? Allargare la mente su cose che non conosciamo, no? Su cose che non sappiamo, su cose che crediamo che non esistono, ma poi magari ci sono, no? Mai dire sì o no. Aspettiamo, mi metto in gioco, oppure leggo, mi informo e poi ne parliamo, ne discutiamo, no? Odio le persone che dietro una tastiera sono leoni e poi davanti non sono leoni ma sono agnelli, no? Odio le persone che ti buttano il sasso, no? E poi nascondono la mano. Ah no, io non ho detto questo, ah no, io non ho affermato quell'altro. Bisogna prendere responsabilità già in questo mondo, chiedere perdono alle persone che siano care, che siano non care, già in questo mondo.
perché la vita è solo un trampolino di lancio verso di qualcosa di più grande, di più grosso, di più enorme. La nostra vita è solamente un pezzettino su una grande scala. Quindi, come volete vivere in questo pezzettino? Volete vivere bene in questo pezzettino, così vi trovate bene in questo pezzettino, cioè più grande? O vi volete male in questo pezzettino e non vivere bene in tutto l'altro pezzettino? E questa è la verità, no? Essere umili, essere bravi, aiutare il prossimo. Insomma, come forse avete capito, cosa ci ha insegnato Gesù? No? Forse, e dico forse, la realtà è proprio questa, essere come è stato lui, no? Vabbè, non prendere sempre schiaffi in faccia. Io ne ho presi tanti e non ho mai alzato la testa di dire, o non ho mai contrattaccato, preso una sberla in faccia e me ne sto zitto. Non perché sono un pistola, perché a me piace la tranquillità, mi piace la serenità, mi piace essere così. Non mi interessa se la gente mi fa del male, perché poi ci sono i vecchi detti, no? Se voi andate a vedere i vecchi detti delle persone anziane che hanno, tra virgolette, inventato questi detti, no? Chi semina raccoglie, no? Se semini bene, raccoglierai un bel raccolto. Se semini erbacce, non raccoglierai niente. E questo mi collega anche alla storia del ragazzo che ha problemi inerenti alla magia nera di cui abbiamo parlato prima. La moglie ha cercato aiuto nel male e adesso, bizzarramente, no? Anche la moglie sta male, cioè è questo che voglio farvi capire, no? Ha cercato di tenere qualcosa che non poteva tenere, che forse Dio o chissà quale altra non voleva che lei tenesse. Lei ha cercato un aiuto dall'altra parte, no? Però all'inizio loro ti aiutano, ma poi alla fine, come quando vai al ristorante, no? È tutto buono, è tutto bello, ma alla fine arriva il conto, no? Arriva il conto per tutti. È arrivato il conto anche per lei. Adesso lei, anche lei, sta soffrendo peggio di lui, sta iniziando a stare male, sta uscendo, diciamo, fuori di testa, anche lei è entrata in una sorta di depressione, no? Ovviamente perché hanno questa entità cattiva in casa, non è che attacca solo lui, attacca solo anche lei. Infatti uno dei due o tre bambini, adesso non mi ricordo perché ho a che fare con molte persone, un bambino di loro dice: nonna, io a casa io non ci voglio andare. Ma perché? No, non mi piace quella casa lì. È come dire, c'è qualcosa di brutto, no? C'è quella sensazione strana di malvagio, di non bello, di non energetico, no? Tutti nelle nostre case dobbiamo essere tranquilli e al sicuro. Quando uno non si sente sicuro o tranquillo nella propria casa, un motivo ci sarà. Bellissimo. Vabbè. Volevo concludere, mi sa che mi sono dilungato un po' troppo, anche forse la batteria è scarica, non l'ho caricata.
E niente, vedremo prossimamente gli esperimenti fatti sul lago di Como, però li caricherò tra mesi perché ho ancora un sacco di video da farvi vedere. Soprattutto vi voglio far vedere dei video dove lascio stare la mitafonia, diciamo, sperimentale con app, con Spirit Box, con chissà quale altre cose. E ho iniziato a fare gli EVP, EVP ambientali, no? Anche indotti. Vedremo un video su alcune prove che ho fatto di EVP, EVP indotti, no? Electronic Voice Phenomena, voce elettronica. Alcune volte mi è capitato di sentire durante la notte dei bisbigli, no? Ti svegli e dici, nel dormiveglia, ti alzi e dici, ma non c'è nessuno, no? Chi c'è qui con me? Non c'è nessuno. E vedremo anche un filmato di metavisione con una tecnica molto particolare, con l'hasham cam nell'acqua, con la luce, con dei DVD. Vedremo un'entità che entra dalla finestra, che si avvicina, che cerca di toccarmi, e si vedranno giusto le mani, si vedrà questa cosa verde, questa maglietta verde che tiene, che cerca di toccarmi, si sposta così. Metterò il video molto rallentatore, no? Non metterò foto frame per frame, mi metterò il video, un video molto particolare, perché se metto le foto è ancora più. Poi vabbè che non c'ho tempo di tirare fuori, fa 100-200 foto su un video, metto il video al rallentatore e chi si è visto, no? Vabbè. Sono qui da un casino di tempo, mi hanno mandato un casino di messaggi, adesso me ne vado. Vi saluto, vedremo prossimamente, allora vedremo filmati vecchi, filmati nuovi, esperimenti vecchi, esperimenti nuovi, devo testare varie cose, vedrò di fare il possibile per far firmare la delibera su alcuni contatti privati. Perché voglio fare le cose con garbo, non con Greta. Voglio fare le cose col sicuro, cioè a norma di legge. Se non ho delibera, se non ho un via, se non ho, non metterò nessun tipo di file. Ok, vi saluto con. Vi saluto con il mondo visto in una maniera differente. Ritiro il cavalletto. E vediamo la visione con il Petro IR. Caspita, vedi che c'è la batteria scarica? Vediamo un po' il panorama. Sono a Dommaso, provincia di Como. Vediamo se riesco. A inquadrare le montagne. È tutto. La paperella.
Un saluto da Tommaso, Lago di Como, Adamo Paranormal. Pace e amore a tutti voi. Ricordate, voletevi bene, perché abbiamo solo un'opportunità qui. Grazie a tutti voi.